Ecco qua, l'altra parte del centro 55, caposaldo RO, a dir poco stupendo. Eccoci qua, qua puntava verso la costa Traversière, la Gardiola, tutta quella zona del Freius. Centro per circa 20-21 soldati. Qua molto probabilmente c'era l'Ethernet per l'acqua. Ecco qua, infatti ci si vedono ancora alcuni residui. Qui abbiamo la scala che dava accesso all'ingresso lassù o anche al malloppo ruderato verso Punta Nera. Scala lunghissima. Lassù, ancora i mancorrenti presenti in questo bellissimo centro 55, costruito nel 37. Di qua è venuto giù gran parte il soffitto dell'intonaco. Lassù c'è l'altro malloppo verso il colle della Ro. Qua un altro mancorrente, le varie nicchie. Poi, cosa bellissima, qua abbiamo una porta stagna ancora intatta. Grazie Marco, il mio socio e amico vulcanologo del Vallalpino. Qui siamo nel ricovero dove c'erano appunto i circa 21 uomini. Qui avevamo la piccola nicchia e qua c'era l'impianto di aerazione messo qui. E la cosa straordinaria che nel ricovero poi, oltre alle brandine in questa sezione degli uomini, qui c'era anche il posto comando, ancora unico nella zona dove c'era appunto il comandante in questo centro. Proseguiamo, stupendo. Qui abbiamo ancora alcuni tubi dell'impianto di aerazione di color verde delle nostre zone. Di qua abbiamo l'uscita sull'altro malloppo verso il Freius. Invece di qua si sale e qui abbiamo l'ulteriore mancorrente con l'uscita sull'altro malloppo ruderato. Quindi è disposto su due aree, lato versante Ro per il colle della Ro e lato versante che punta verso la valle del Freius. Centro 55.